innanzitutto grazie a voi di essere venuti a Napoli e spero l'anno prossimo di potervi riospitare di nuovo e magari se possibile anche fare delle cose insieme. Noi ci siamo insediati da una settimana e viviamo l'emergenza rifiuti da cui speriamo di uscire rapidamente e definitivamente. La priorità dell'amministrazione che si è appena insediata è proprio quella di lavorare moltissimo sulla sostenibilità ambientale. C'è un progetto molto ambizioso di chiudere già in quest'anno alcuni una parte molto vasta del centro storico al traffico di mezzi e quindi aumentare la possibilità per i cittadini di poter vivere la città in libertà. E quindi sulle fonti energetiche alternative abbiamo anche qui progetti molto ambiziosi, a cominciare tutti gli edifici pubblici per solarizzarli. E poi Napoli ha una risorsa straordinaria che è la geotermia, che non è stata mai utilizzata e su cui chiaramente questo non tutto lo può fare il comune. Noi speriamo di attivare l'intera filiera, il mondo della produzione, quindi salutiamo con favore anche partnership con altri buoni imprenditori che volessero mostrare l'attenzione a queste tematiche. Una città come Napoli vive nel momento in cui riesce a renderla di nuovo bella, pulita, ma allo stesso tempo sostenibile ambientalmente, riducendo le fonti di inquinamento. E voi sicuramente siete un obiettivo importante per noi perché vi muovete nella nostra stessa direzione. Buon lavoro a voi.